hai pensato, vado deciso o avevi studiato diamanti? Sì, in settimana ho cercato di studiarlo, noi abbiamo la possibilità di guardare sugli appelli, sulle caratteristiche dei loro giocatori, e per fortuna sono partito nel momento giusto e sono riuscito ad aiutare i miei compagni a vincere questa partita. Senti, uno slancio clamoroso il tuo, una parata bellissima, eri stato molto bravo anche al 29esimo del primo tempo su Gilardino. È vero, noi ci alleniamo sempre in settimana con l'obiettivo di parare, a volte non capita di aiutare i compagni come è capitato, come non è successo settimana scorsa, però oggi per fortuna sono stati due interventi importanti, sono contento per i miei compagni perché alla fine dare una mano a loro quando hanno bisogno era veramente importante, e sono contento anche per Obadi perché oggi è riuscito a segnare, una cosa che ci teneva tanto, e siamo contenti tutti perché alla fine sono tanti punti in classifica che ci permette adesso di non mollare, ci permette di lavorare in settimana perché settimana prossima c'è già una partita difficilissima. Senti, ti avevano rapito, eri sparito, che cosa è successo? Dici la verità, dai, ci conosciamo dai tempi della Lega Pro, mannaggia, cos'è successo? Perché non giocavi? Stavi male, cos'è successo? No, è stata una scelta del mister e ho capito, ho cercato di allenarmi e essere pronto quando lui avrà bisogno, io ci sono, cerco di impegnarmi perché so che solo quando ci alleni bene e sei a disposizione dell'allenatore, il mister decide chi gioca, e se lui sceglie di farmi giocare io sono contento. Quanto sei contento, Rafa? Oggi sono molto contento perché sicuramente sono mesi di lavoro, tutti i giorni, alla mattina e al pomeriggio cercherò di essere pronto per l'occasione. Purtroppo settimana scorsa non sono riuscito ad aiutare i miei compagni, ma penso che oggi più che altro sono contento perché il gruppo, tutti quanti, siamo riusciti a vincere una partita qua difficilissima, e la cosa più importante era la vittoria. Quanto è complicato vincere in un campo del genere? Il discorso salvezza lo possiamo archiviare, è finito? È difficile dire ancora perché ci sono ancora tanti punti, alcune partite difficili, ma penso che l'obiettivo è quello di cercare di non mollare, la mentalità è questa di oggi, e giochiamo fino alla fine con questa mentalità, cercheremo di salvarsi prima possibile. Senti, la spalla qual è, quella che ti faceva male, questa o questa? La spalla destra. La spalla ti fa ancora male, no? E sto cercando di mettere a posto perché poi è un fastidio che non va via subito, però con i fisioterapisti, i medici del Verona sono riuscito a fare un programma dove piano piano i dolori va via e prima possibile non avrò più male.